Ciao! Oggi il mio Testori Lab è dedicato a tutte le donne. Pronte ad iniziare? Prepariamo il materiale. Ci occorrono due foglie di carta, un colore giallo, un colore verde, delle forbici e del nastro adesivo trasparente. Iniziamo subito col colorare un intero foglio di giallo. Noi abbiamo utilizzato della tempera. Tu puoi utilizzare quello che hai in casa, pastello, pennarello, acquerello, quello che più ti va. L'importante è che il foglio diventi tutto giallo. Dopo passiamo al colore verde. Prendiamo un secondo foglio e lo coloriamo tutto di verde. Una volta che saranno asciugati poi, non ci resta che arrotolarli a cilindro, facendoti aiutare da qualcuno, magari da mamma o da papà. Le attacchi con un pezzetto di nastro adesivo trasparente, in questo modo. Ecco fatto! A questo punto prendiamo le forbici e facciamo tanti taglietti, solo da un lato del cilindro, come stiamo facendo noi ora. Una volta finito, mettiamo il cilindro in verticale e schiacciamo i taglietti che abbiamo fatto. E voilà! Questa è fatta! È un bel cilindro pronto per giocare. Mettiamolo da parte e prendiamo il foglio giallo. Abbiamo tagliato il foglio giallo in quattro e appallottolato ognuna delle quattro parti. Una volta realizzate le quattro palline, non ci resta altro che posizionare il cilindro al posto giusto per iniziare a giocare. E via col divertimento! Giochiamo! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e non dimenticare di iscriverti al nostro canale.